Restano l'infezione anelite dal fumo e l'amarezza di una vita persa, quella di Santa Agostinetti, 88 anni, vittima dell'incendio in Cale Larga San Simeon Piccolo a Venezia, a pochi passi dal ponte degli Scanzi, davanti alla stazione ferroviaria. Un rogo innescato da una sigaretta accesa lasciata dalla signora che ha cercato scampo inutilmente nel bagno. Nell'appartamento a quarto piano, un'abitazione donata al comune dal proprietario, Santa, per tutti Santina, viveva con altre tre coetanee, rimaste lievemente intossicate, e l'assistente sociale, che era presente al momento della tragedia, si è accorta del fumo che usciva dalla stanza chiusa dall'interno, ha chiamato i soccorsi, intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l'incendio. Un pompiere è rimasto ustionato alle braccia nel tentativo di salvare la signora. Una coabitazione assistita, quella organizzata nell'appartamento, frutto di un lascito, ma solo di giorno. Di notte le anziane rimanevano sole. Accoglie per volontà del donatore proprio anziani senza parenti o senza una rete familiare. È il caso della vittima, che ha due figli, uno che vive all'estero ed un altro con cui ha tagliato i ponti. Le ospiti si occupavano di dividere le spese per una signora che preparava loro pranzo e cena. Le anziane rimaste senza casa, due sono state ospitate in una struttura al Lido ed una dal fratello. C'è ora da verificare perché l'impianto antincendio non sia entrato in funzione. Il pubblico ministero Tonini ha aperto un'inchiesta.